Su Radio S è arrivato il momento del 3 minuti con chi sarà l'ospite di oggi? Sentiamo. Radio S Music Power. Lecce per il 12° Festival del Cinema Europeo, siamo con Pasquale Pozzessere, buonasera. Buonasera a voi. Regista di Coca Pop, come mai un film proprio sulla cocaina visto in questo modo particolare e cosa significa il titolo Coca Pop? Coca Pop in quanto cocaina popolare, popolare perché è diventata ormai, diciamo, il tessuto connettivo della nostra società, e quindi in questo senso pop popolare, ma pop anche come differenze di generazioni, cioè ci sono un uomo di 70 anni, un ragazzo di 25, una donna di 35, tutti coinvolti nello stesso modo in questa problematica. Il fatto di raccontare questo in questo modo, la cocaina, è nato da un desiderio di raccontare quello che accade nelle persone nel momento in cui si trovano faccia a faccia con questo problema, insomma, in cui la cocaina diventa una compagna maledetta, un amante pericolosissima che in qualche modo sconvolge, diciamo, la psicologia e tutto l'esistente. Il film è tutto ambientato, sono tre episodi diversi, tutti ambientati nello stesso luogo e soprattutto hanno tutti come cuore del problema, in un certo senso, perlomeno come specchio, la famiglia. Anche qui, perché il perché di questa scelta è di negare in un certo senso le cause esterne che potrebbero portare poi al consumo di droga? Sì, proprio perché ciò che accade in famiglia in genere è sintomatico di quella che è poi la vita che hai verso l'esterno, cioè sembra che non sia così, invece è proprio così. Nel momento in cui racconti questa sostanza, cioè i protagonisti della mia storia sono delle persone che entrano in dinamica contrastante con gli altri componenti della famiglia, perché la famiglia non sa bene come affrontare nel momento in cui capita una problematica del genere il problema, cioè nonostante se ne parli così tanto, però nel momento in cui capita un qualcosa del genere nella tua famiglia non sai bene come affrontare la situazione. Allora mi interessava proprio raccontare l'impreparazione che c'è nella nostra società nel momento in cui un componente del nucleo familiare si trova coinvolto nella dipendenza da droghe, perché nonostante appunto sia un argomento così dibattuto, poi di fatto nel merito della cosa c'è sempre una impreparazione. È un film piccolo, a bassissimo budget, un film non facile perlomeno per la durezza del tema, ed è un film anche appunto che produttivamente è un po' un esempio particolare. Com'è stata la produzione e la lavorazione e quali sono le prospettive di distribuzione del film? Allora, la lavorazione è stato un esperimento bellissimo perché eravamo una piccolissima troupe, il film era studiato per costare molto poco, cioè la storia ovviamente ha una sua genesi creativa, però si è molto rapportata con la possibilità di fare un film a basso costo, da qui la scelta di un unico ambiente, la scelta di tre storie che ci permettevano di comunque spezzare la lavorazione, interromperla, e quindi da questo punto di vista è stata un'esperienza meravigliosa, molto faticosa, di possibilità di riuscire a fare un film a bassissimo costo con gli attori coinvolti che si sono prestati a lavorare nel film senza compenso, amici della troupe, insomma. E quindi il film è costato poco, però è costato, è totalmente prodotto dalla mia società, e adesso sto cercando di trovargli una strada distributiva. È un film anomalo perché non ha finanziamenti statali, non ha televisione alle spalle, non ha niente se non una produzione privata, cosa che accade raramente, e adesso per la distribuzione sto cercando di capire come muovermi, però sarà sempre una distribuzione, diciamo, mirata a singole situazioni che vanno seguite personalmente e non al grosso lancio pubblicitario che, insomma, è impossibile pensare. Io ringrazio molto Pasquale Pozzessere, buon lavoro e a presto. Grazie a voi, arrivederci.